Radio Radicale, siamo con Stefano Fassina per parlare un po' delle prospettive della nostra economia, degli interrogativi che abbiamo di fronte dopo la lettera dell'Unione Europea nella conferenza stampa che c'è stata 2 giorni fa. Allora, noi oggi che valutazioni possiamo fare anche sulle cose che ha detto il governatore della Banca Centrale Europea sulla politica di rientro dal debito? Allora, come possiamo andare avanti in un momento in cui i tassi restano bassi e fermi fino al 2020? Delle parole di Draghi andrebbe innanzitutto valutata la preoccupazione generale, perché ieri è riemersa appunto la strada del quantitative easing. Il dato di ieri preoccupante non riguarda tanto solo l'Italia, poi l'Italia ha i suoi problemi specifici, ma il fatto che dopo un'iniezione di liquidità di 2.500 miliardi di euro, l'inflazione rimane inchiodata al 2%, c'è un problema generale dell'Eurozona, un'area che si è costruita e è andata avanti attraverso le esportazioni e che oggi inevitabilmente trova il muro dei dazi di Trump. Quindi c'è un problema generale. Dentro questo problema generale c'è il problema italiano, non c'è dubbio. La strada da intraprendere seriamente, smettendo di raccontare le favole, non è quella proposta dalla Commissione, che aggraverebbe la recessione e farebbe aumentare il debito pubblico. È venuto così ovunque, non è una questione di scuola o di teoria, è un fatto acclarato. L'esempio del governo Monti dovrebbe indurre tutti a capire che se continui a colpire l'economia reale il debito pubblico aumenta. Va fatta una rotta alternativa che passa attraverso una manovra espansiva, investimenti pubblici in piccole opere, in particolare nel Mezzogiorno che sta soffocando. La ricetta dell'abbassamento delle tasse, che mi sembra sia stata annunciata, come l'ha trovata? Ma l'ho trovata propagandistica perché nella legge in vigore è previsto un aumento dell'IVA e delle accise di 23 miliardi per l'anno prossimo e di 29 miliardi per il 2021. Quindi soltanto per evitare l'aumento delle tasse servono a regime 30 miliardi. E questo è un punto interrogativo al quale non è stata data ancora nessuna risposta. Dopodiché, insisto, l'Italia ha bisogno di investimenti pubblici per ripartire, per far tornare a lavorare le piccole imprese nell'edilizia, per dare una prospettiva di occupazione seria al Mezzogiorno. Continuare a raccontare le favole rafforza diciamo, le posizioni sbagliate come quelle che arrivano da Bruxelles. Che cosa è successo qui in Parlamento sui mini bot? Che cosa sono e che rischio nascondono? Oggi molti giornali fanno parecchi retroscena, la definiscono quella dei mini bot come l'anticamera dell'uscita dall'euro. Allora, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che c'è una strumentalizzazione inaccettabile. I mini bot sono titoli di Stato di piccolo taglio che nella mozione sono previsti come possibilità per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Non è debito aggiuntivo, non è una moneta parallela, ma è il pagamento di debiti che la pubblica amministrazione ha già fatto e che se non vengono pagati dalla pubblica amministrazione quei debiti già fatti, schiantano le imprese, soprattutto quelle più piccole. Dopodiché, una strumentalizzazione dire che sono il meccanismo per uscire dall'euro, perché non è prevista appunto nella mozione neanche la possibilità di pagarvi le tasse. C'è una propaganda della Lega che però si amplifica nel momento in cui si demonizza uno strumento che invece può essere utile per mettere in circolazione un po' di risorse e dare una prospettiva a tante piccole imprese.
L'ultima questione, noi veniamo da una chiusura improvvisa di un possibile dialogo sul caso Renault FCA. Allora, lei è sorpreso delle accuse di Maio alla Francia, che credo detenga una quota di Renault? Ci troviamo di fronte a un dirigismo nazionalista francese o una cattiva politica estera italiana? Ci troviamo di fronte a uno Stato che legittimamente fa gli interessi nazionali. Mi ha sorpreso, diciamo, l'uscita di Di Maio, perché non è sorprendente quello che fa Macron, che cerca di avere il quartier generale in Francia e un consigliere d'amministrazione nominato dal governo. È sbagliato quello che fa l'Italia e quello che dice Di Maio, leggendo l'operazione come se fosse una delle tante operazioni di mercato. È chiaro che quando stai affrontando il terzo produttore mondiale di auto stai parlando di una questione politica. La disattenzione del governo non può essere giustificata in nome del libero mercato, perché il libero mercato esiste soltanto nei manuali di economia mainstream che si insegnano al primo anno di università. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Stefano Fassina di Leu.